Bentornati sul canale Geek Island con me Audrey e abbiamo qui a fianco Buon Sasha. salve, Gli facciamo fare io il... gioco e fai quella faccia. fa tutto il lavoro. E siamo tornati su Days Gone dopo un bel po' di pausa. Finalmente non vedevo Mettiamo. l'ora perché mi sta piacendo un botto, come dico ogni volta, e non mi ricordo niente però. E Mi quello ricordo soltanto che anch'io. abbiamo fatto una live sul Twitch, sul canale della Valchiria Ansiosa, dove abbiamo fatto delle orde. Due, se non sbaglio. Due orde non finite benissimo. Però le abbiamo E completate. sì, ma non, è stato un buon calvario. Sì. E oggi riprendiamo dalla missione di legata a Boozer. Praticamente noi stiamo mantenendo Boozer al campo di Iron Mike con i nostri Lavoretti. lavoretti. E quindi riprendiamo da lì per cercare di ritrovare un filone. Ok, quindi adesso andiamo a parlare con Ricky e vediamo cosa ci darà da fare. Allora, siamo da Ricky, ma non ha nessun incarico disponibile. Perché? Guida fino a Ah, destinazione. perché dobbiamo andare lì? Perché dobbiamo andare qua. No, con Allora. Ricky si è scritto. Vabbè, io Vabbè, non... andiamo là e vediamo, anzi, andiamoci proprio subito al volissimo. Non corre. Adesso sì. Devo ricordarmi i tasti, tra l'altro, perché è da un po' che non ci gioco. E quindi sicuramente farò figure di merda, tipo come ci si cura robe, visto che ho giocato a tanti altri giochi. Ed è un po' un casino per me. Siamo arrivati. Solito change. Quella era la Via Lattea, immagino. Ora si fa giorno e vediamo dove ci porterà. Viaggia a nord con Ricky. Ehi, Dice la ho un lavoro missione. per te. Era Hai schizzo. un lavoro per me? Sì, un mucchio di furiosi morti. A ovest del ponte pedonale, nel pantano. Mi serve che li tiri fuori e li porti fino al rogo. Va bene? Bonifica palustre. Sì. Trova un altro, sono impegnato. Ehi, ho Sono chiesto a te di ruspo. farlo. Non so cosa t'abbia detto Mike durante la gita, ma c'è del lavoro da fare. Qui. Ehi. Schizzo, non può venire con te, serve a me. Ah, ok. Non ricordo di averti Beh, ho interpellata. parlato con Mike. Perché Da altrimenti quando c'era la sei foto lì, di non mi Boozer, la accompagnerai. missione di Ricky, ma ci dava la missione Chiaro. Schizzo. Era un casino. Sono impegnato. Ok, ma quando torni, vieni a cercarmi. Ma non rompere coglioni, ah, Schizzo. Allora vieni. Dove? Ha importanza? No. Insomma, dove andiamo? A nord. Ricky, non ho tempo per le stronzate di Schizzo, pensa per le tue. Vieni, ti faccio vedere. Mike mi ha detto tutto. Tutto cosa? Beh, che vuoi sigillare le caverne per A fermare dir la l'orda. verità, la caverna, Hai l'orda detto in quella così, caverna così l'ho per già avvitarmi. fatta. Comunque, dove vuoi arrivare? Va bene. Era quella, Ho vero? Sì. pensato che probabilmente hai deciso di Non lo Sì, so. era quella che io E non continuavo a solo per scappare questo, verso ma l'accampamento perché vuoi dare una per mano. farlo uccidere da... Sì, È era questo che proprio quella. pensi? Ehi, al tempo ho Che sempre non ci fatto la venivano i metà. bastardi, Certo. Ma sempre solo il minimo li avevano indispensabile, tu lo loccati. sai bene. E ora Vabbè, devi niente, aiutare ragazzi. Mike a sigillare le caverne. Vediamo dove ci Cosa ne manda, pensi? perché non vi facciamo ascoltare tutta la pappardella. Faremo un riassunto veloce. E niente, praticamente avete letto tutto quello che c'era da dire. Ci vediamo dopo. Righi, sei deficiente, ci ho fatto il giro. Vedi, qualche settimana fa uno è morto perché questo è saltato e ha spento il respiratore dell'infermeria. Respiratore? Ah, cazzo, Ricky, apri gli occhi. Se vivi attaccato a un respiratore, qui sei già morto. Se fosse C'ha stato ragione. Boozer? Già, come immaginavo. Sai, non abbiamo più corrente da quasi 2 anni, ma i trasformatori e le linee sono tutti in ordine. Beh, quantomeno qui. Vorrei andare a nord per controllare la diga e capire meglio perché è saltato No, no, tutto. no, fare da scorta è compito di Schizzo. Non ho bisogno della scorta. Tu vivevi lassù, quindi conosci molto bene la zona. Sì? Deacon, mi hai chiesto aiuto, giusto? Ora mi serve il tuo. Giusto. Dobbiamo ricambiare comunque sì. Hanno salvato Boozer. Ok, Possiamo fare gli stronzi, chiama ma fino a un qualcuno che certo sappia andare in punto. moto. Scordatelo. Andremo di nascosto. Se ci sono quelli di Copland, so come gestirli, ma da quelle parti sperdute, pieno di ripugnanti e stronzi, e Dio solo sa chi altri, andare in molti attirerebbe più attenzione. Sì, No, ma di... no, faremo a modo mio. Meglio. Merda.
Ok, d'accordo. Andiamo. Sì, ma la mia moto? Che, scusa se te lo chiedo, ma l'altra notte nell'infermeria... Ti avrei sparato in faccia? No. Sul serio? Ma stiamo andando a piedi davvero? Ma le moto sono... Ah, ok. Non le avevo viste. Sì, certo. Per non sporcare di sangue tutta l'infermeria. Esatto. E ci aspetterà un bel viaggetto, immagino. Spero che ce lo facciano saltare. Adesso vediamo. Presto, rientreremo prima che faccia buio. Se qualcosa non va storto... E cosa può andare storto? Tutto va sempre storto. Ti seguo. Cosa può andare storto? Ti immagini se ci becchiamo ancora quei bestioni? Non siamo pronti. Segui la rotta che ho segnato sulla tua mappa. E urla, dicono un problema. I campi dei predoni. Dicono un problema, urla. Fammi andare. Come sei finita? Niente, qui, ragazzi, ci vediamo là. Come tutti, immagino. Quando il mondo è andato a puttane, ero a migliaia di chilometri da casa. Quando sono tornata, non c'era più nessuno. E dove sei? Sono cresciuta in un paese vicino a Portland. Lavoravo in città, dormivo da amici, tornavo nei weekend. Vita da metropoli. Sì, certo, ma in Oregon. Che situazione hai trovato? Come sei riuscita ad andartene da lì? Non lo so. Fortuna, credo. Le strade erano intasate fino alla costa. Un unico enorme parcheggio. La valle dell'Aquilamette era una zona di guerra. È successo tutto troppo in fretta. Quando sono andata via ho detto ai miei amici di fuggire. Mi sa che non mi hanno ascoltata. Hanno nuclearizzato tutto, vero? Portland? Sì, l'ho sentito, ma non credo sia vero. Avremmo subito gli effetti della pioggia radioattiva, no? Già. Ascolta, ma tu, Eddie... Qualcosa ti turba? A me, no. Figurati. Solo che non lo sapevo. Abbiamo viaggiato parecchio insieme, ma l'argomento non è mai saltato fuori. Forse perché... non so... credevo che mantenere le distanze mi avrebbe aiutato a sopravvivere. Ok, non avrei dovuto chiedere. Non sono affari miei. Per questo sono al campo. Per provare a vivere di nuovo una vita normale. E tanti auguri. Non c'è niente di serio tra me e Eddie. Non mi sembrava così. Beh, tutto accade molto in fretta di questi tempi. Sai cosa intendo? Non voglio saperlo. Volevo dirti una cosa. Spara. Beh, insomma, apprezzo che tu voglia schierarti con me. Con me e Boozer. Con Iron Mike, intendo. Wow, ti stai ramollendo. Fottiti. Non mi hai mai ringraziato per niente. Forse non ne avevo mai avuto motivo. Certo. Dove sei andato con Iron Mike l'altro giorno? Aspetta, non ti aveva già raccontato tutto? Beh, non si sbottona facilmente. Conosco Iron Mike da parecchio. E a dire il vero, non credo di averlo mai visto così giù di corda. Dove siete stati? A Sherman's Camp. Dicono sia un covo di matti. Puoi giurarci, ma non avevamo molta scelta. Vorrei sigillare le caverne per impedire alle orde di attraversarle. E il vecchio sapeva dove fosse l'ufficio reclami delle miniere. Abbiamo preso alcune mappe, ora ci servono esplosivi. Hai la radio rotta? Sembrava ti fossi offerto per qualche commissione. Sono in moto con te, no? Ferma miseria. Non volevi bonificare la palude? Ok, mi hai beccato. Quindi che è successo? Qualcosa è successo? Niente, Ricky, non è successo niente. Non ha detto niente? No! Niente di niente, l'hai detto anche tu, no! Iron Mike non è un tipo che si sbottona facilmente! Ok, ecco la diga! Andiamo con cautela all'ingresso, non ho idea di chi o cosa potremmo incontrare! Ok! Ha detto cautela? È il mio secondo nome. E è prudenza, solo con la virgola. Prudence mi chiamo. Prudence. Via sembra libera. Temi brutte sorprese? Sì, sempre. Se ne troviamo siamo fottuti. Ok, avanti, voglio vedere il deflusso. Dove vai? Lei è meccanico, giusto? Io seguirei lei. Allora. Sento rumore di infetti. No, 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 no. Qualcosa non va. Dovrebbe scorrere molta più acqua qui. Dici? È proprio sì, un rivolo. Quale rumore? Appunto. Se le turbine fossero in funzione, dovremmo sentire il ronzio da qui. Andiamo, mi sembra il pezzo di The Last of Us, quello della centrale elettrica. Ok, vediamo dove ci conduce lei, perché adesso... ragazzini. Ma io li farei fuori, forse per me.
Da qua bisogna entrare, ok. No. Invece sì. Vieni, tocca qui. Cosa? Avanti. Ok, senti niente? No. Appunto. Se l'acqua stesse scorrendo, le turbine vibrerebbero. Seguimi. E fin qui siamo arrivati, cioè non è ogni volta una lezione di turbina. Sì, ma io vorrei uccidere quei Questa qua. cosi. Dobbiamo arrivare fin su, in Non me li cima. può usare. Ti seguo. Vedi quella tubatura? È una condotta forzata. Il serbatoio aumenta la pressione dell'acqua, spingendola nei tubi e concentrando il flusso, che viene incanalato verso le turbine. Come diavolo fai a sapere questa roba? I miei due fratelli riparavano auto con mio padre. Ok. Non è Lui proprio la era qua che stessa lavoro alla cosa. Boeing quando avevo 17 anni. Studiavo part-time per diventare ingegnere meccanico quando si è scatenato l'inferno. A Li hai posto. più rivisti, Perché sono tuo me. padre e i tuoi fratelli? Ti ha risposto. Vediamo che si può fare. Beh, sarà divertente. Quindi ora... che succede? Che fai? Abbiamo viaggiato pochi mesi insieme, ma da che ti conosco non ti ho mai visto offrirti volontario per qualcosa. Uno dei due deve tuffarsi e liberare il collettore. Quindi tocca a me. Oh, ma tu puoi restare a guardare. Facciamo i guardoni. Ante. Ok. Beh, ora o mai più, forza. Salute. Sì, è piuttosto sporca, ma forse posso riuscire a ripulirla. E io che devo Torna alla fare? turbina. Controlla se sta vibrando. Ok, se mi ricordassi come si scende da qua. Scale. Là. È stata risucchiata anche lei? Oddio. Non credo. Però Cioè, andiamo. si Cioè, chiamano questa potenze. missione è easy per ora, nel senso. Stiamo ascoltando per ora. Senti questa vibrazione? Sì, ma le linee sono ancora senza corrente. Cosa? Beh, sarebbe stato troppo semplice. Dai, coraggio, controlliamo i trasformatori. Beh, io facevo il motociclista, Cos'è quindi. accaduto a tuo padre e ai tuoi fratelli? Non ne ho idea. Mentre tornavo ho provato a chiamare mille volte, ma senza mai prendere la linea. Ci Quando sono mancherebbe. arrivata non c'era più nessuno, l'intero quartiere era deserto. C'erano volantini ovunque che ordinavano l'evacuazione. Ho raggiunto il campo profughi più vicino, ma era stato invaso. Erano tutti morti. C'erano furiosi Ora mi ovunque. fanno sparare. Quelli ci fottono Cazzo, adesso. Ricky, mi dispiace Te lo molto. dico io, Beh, ormai che la hanno. vedo lunga. Devo trovare degli ingegneri che Questi vengano qua. alimentano le linee verso sud. Ok, per te perché non funzionano? No, non ne ho idea. Ok. Forse le scatole di derivazione della turbina sono in corto, controlliamo. Non so nemmeno di cosa stai D'accordo. parlando. Non ho più quale idea di cosa abbia detto. Andiamo. Là. Là. Dio. Ok, è aperto. Le scatole di Ah. derivazione sono qui dietro. Sì, però muoviamoci, ragazzi, voglio uccidere qualcuno. Però questi qua non sono una bella cosa. Oddio, cos'è questa Appunto, c'è un pozza? nido. Di furiosi. E dal fetore direi più di un paio. Stammi vicino. Non credo di avere niente. Vuoi sparare? Lì. Fai John Wayne. Abbastanza. Ok, ricordi come funziona? Tu li bruci, io li stendo. Non preoccuparti, non si dimentica. Usiamo questo. Ma lei non sta andando. Potrebbe tornare utile. Dov'è lei? Diamogli fuoco. Io non vedo dov'è.
Arrivano! Pronto. Cazzo vai? Altri qui. Senti, mi sono comodo con questo. Pensate, ti fa prendere quelle munizioni che prima non potevi. Sì, sì, sì. Volevo aspettare che si... Però non credo che andrà fino alla fine della missione. Le fucili assalto sono più che buone. Sei pronta? Eh no, ma adesso si arrivano così. Oh, scusate il piccolo taglio, abbiamo avuto un imprevisto, però adesso c'è una cutscene, un'altra. No. Faranno meglio ad abituarsi. Da oggi rivendico il territorio per il campo di Lost Lake. Dire al popolo. Ok, controlliamo le scatole di derivazione e andiamo via. Ci siamo. Pronto? Sì. Non basta recintarle. Ma non credo. Se solo loro come fanno a entrare se ci sono dei recinti, mica sono aperte le porte. Oh, sì. Houston, abbiamo corrente. Ottimo lavoro. Non ce l'avrei fatta da sola. Dai, cerchiamo qualcosa con cui bloccare la porta. Non voglio tornare ogni mese a ripulire questo merdaio. Aspetta, appunto. Sarai ancora qui tra un mese. Cosa? No, non lo so. Perché non... Cristo so. Ti prendo per il culo, Dick, dai. Buono. Perché mi hai chiesto di mio padre e dei miei fratelli? La ricarichiamo, assolutamente il ricaricabile. Non lo so, è solo che... Perché non si sa mai che cazzo arriva. Beh... Mi dispiace, forse avresti preferito non parlarne. No, tranquillo. Anzi, anche una domanda. Tanto da qua non possono entrare. L'unico modo è la porta qua. Non ora. Ne riparliamo più tardi. Ma che cosa... non stiamo chiedendo. Ehi! Su, dobbiamo muoverci. Okay. Ehi, non hai mai chiesto perché ho smesso di stare con te e Boozer? Perché avrei dovuto chiederlo? Sapevo la risposta alle stronzate di Iron Mike. Cazzo, Ricky, dobbiamo discuterne ora. Siamo andati in moto insieme per, non so, un paio di mesi. Dai, Dick. Ok. Accadde una notte. Lo ricordo perfettamente. Fuori nevicava e... Boozer Russab, ricordo il casino. Cazzo, è certa che avrebbe attirato un'orda intera. Sì, beh, quello non è cambiato. Comunque, pensavi fossimo tutti addormentati e ti eri seduto fuori da solo come tuo solito. E stavi fissando qualcosa. Quella notte non hai dormito. Dammi la foto, Dick. Dai, ti prego. C'è la foto di Sara? Penso di sì, ma solo parla di Sara. Fu allora che capii. Che avresti capito? Che non volevo fare la fine di tanti altri come noi, prigionieri del passato, in fuga da qualcosa. Io voglio guardare avanti. Ok? Non indietro. E giustamente. Non è come pensi tu. Lui comunque proprio fissato con lei, Eccoci. Mi sembrava strano. Sicuro che siano loro. Ho visto il simbolo sulla schiena. Veniamo da Lost Lake, Iron Mike, un accordo. Ma è stata un'ottima idea, voglio riprovare. Se non mi ricordo male, dovremmo avere... Tieni giù la testa. Non c'è chi è. Dovremmo avere un cecchino anche noi. Voi stronzi siete un po' lontani da casa! Ma chi è? Che cosa vogliono ci fare?
figlio di troia. Ma allora, mi ricordo ancora come si fuma, quindi. Come sei ferita, sì. Perché non tornate da Iron Blue, quel buco di culo da cui siete usciti? Cosa che spara? Cioè, come fa a prendermi da lì, scusa, eh? Lei è immortale, comunque. Vabbè, Ah no, stavo scherzando, la mitragliatrice pesante. Ok. Il cecchino dei bambini. Andato. È andata abbastanza bene, no? Ok. Troppo cane. No, è poco più a noi. Là. Non volete allontanarvi troppo da casa. Il tocco c'è ancora. Il tocco c'è ancora. Okay. Ti sparo col palo, ti fronte qui. Fa niente, tanto non mi prendo. No? Bro? Dai. Toccane. Andato anche questo. E se vi lasciassi a morire dissanguati? Sento già i furiosi che si fregano le mani, eh! Non è quello che volete! Cazzo, c'è la cosa di mezzo. Vacci di faccia. Servono più a me. Vabbè. Bella la mira, zio. Ok. Porco di... Oh no. Non me l'aspettavo. Tutti all'inferno. Con calma. Mio. Ok. Io abbiamo bombe o qualcosa per questo qui. Quando di prenderlo in testa. Senti. Non abbiamo un bombe morto. È duro questo, nonostante sia nudo. Mannaggia loro. Porco due. Non mi ricordo, volevo schivare. Non mi ricordavo come si fa a schivare. No, da qua, ragazzi. Ve lo faccio vedere libero qua e vi faccio vedere l'ultimo scontro. Rieccoci contro lo stronzone. Dovrei aver eliminato tutti. Porco cane, quanto male che fa. Sto fiodere. E niente. Fa troppo male, non mi ricordo. Ah, eccole. Ah, ma io ho soltanto molto però. Cedi! Al volo! Minchia, non fa una piega. Non fa una piega sto stronzo. Però le molotov sono troppo importanti. No. Mamma mia, ma non sa cosa sta succedendo. E non ho nient'altro da lanciare, non lancio. Un'altra molotov. Il danno dovrà farglielo. Sì, del danno sì. Cosa, ma quelli là venivano giù più facilmente? O sono io? Ah no, infatti. Merda, lo spero. Ho incontrato altri disegnanti qui, ma non da te.
Porco cane, oh. Sto stronzo. Non ne ho idea. Ai tempi ho conosciuto tossici che si comportavano in modo simile. Erano strafatti di fenciclidina o qualcosa del genere. Fenciclidina. Ma dovete fino a non dirmelo che si è buggato. Ah, ok. Sì, giusto. Forza, andiamo. Che andiamo. Mi piacerebbe lottarlo, che magari una benda. Vabbè, la niente sua arma che non c'aveva. Niente di che, ha soltanto una benda. Di qua c'erano tizi, mica. Lottiamo, che sono sempre cose a gratis. Che cazzo, se i passi sopra ti danno munizioni, quindi già quello. Sì, sì, però. Vediamo se magari... No, l'ho usata, ho sbagliato. Sono un coglione. Disinfettante l'abbiamo preso. E qua ce n'era uno. Dove era? Ah, era quello su. Vabbè, lasciamolo lì. Non ci ho sbatti di andare su. Quindi, seguiamo Ricky. No, non ci interessa. Abbiamo già preso. Ma però le nostre moto ce le hanno lasciate intatte, perlomeno. Non mai con questi bastardi durerà. Non lo so. Merda, dopo quello che hanno fatto al braccio di Boozer e anche a Lisa, cosa? Ho trovato questo in mano a uno di loro. Quando? Che è successo? Tu e Boozer vi siete scontrati con i ripugnanti prima di rubare gli antibiotici? Oh, io... Non lo so. Senti, non so di cosa mi accusi Carlos, ma ti giuro che farei di peggio se avessi tra le mani quel pezzo di merda. Forza, andiamo. Mi sa che stanno arrivando degli infetti. Sì, comunque siamo ricercati da loro, ma si era già capito da un bel pezzo anche. Okay, si era già capito da un bel pezzo. Vediamo dove ci porta. Abbiamo fatto un bel po', eh. Mai un attimo di pace. Di strada. Andremo domattina. Trova gli attrezzi necessari e lo rimettiamo a posto. Ci saranno meno furiosi in giro. Quindi niente doccia calda? Ok. Ma prima ti mostro una cosa. No, Ricky, è stata una lunga giornata. Andiamo, sei un esperto di furiosi. Voglio mostrarti qualcosa che non conosci. Tipo? Dai, tanto siamo già qui. Merda, ok. Andiamo. Posso chiederti una cosa? Ci mostra un covo di infetti mutati. Perché andate in giro vestiti così? Che vorresti dire? Già ne abbiamo incontrato uno di furioso mutato. Quindi. Non vorrei avere un covo di quelli, sarebbe un casino. Siamo su un tetto. Ricky, che scoppa. Perché siamo qui? Cosa vedremo su questo tetto? Tra nero e anche le orde. Lo so, ma questo è diverso. La Madonna. Guarda. A volte vengo qui a osservarli. Si nascondono in quei vecchi depositi da cui escono la sera, come se li chiamassero per la cena, ok? La mattina tornano dentro e credo si ibernino. Vuoi dire che non sei mai scesa a vedere? No, una volta mi sono avvicinata e una decina di loro mi ha inseguita. È come far cadere un alveare. Dai, andiamo via. È quasi buio. Quindi questa volta abbiamo sbloccato un'orda, diciamo. Della Madonna, sì, sembra. Sì. Anche bella grossa. Dove ci porterà ancora la nostra amica? Ehi, dove sei stata oggi? Cazzi tuoi? Sei mancata anche tu? Sì, beh, Schizzo ha detto che è riuscita con Deacon e mi sono preoccupata. Eddie, sono stanca, ok? Questa è bella. Ehi, Dick, grazie. Sì, beh, chiamami quando vorrai sistemare il trasformatore. Mi trovi in giro. Certo. Che stronzate. Ma perché fai così? No, no, perché tu fai così? Te l'ho detto, sono stanca. Tutto qui. Ok, scusami. Come ti ho detto, ero in pensiero. Non è da te sparire senza dirmi niente. Ok. Scena te. Tutto qui. Vabbè. Almeno abbiamo finito la missione, ragazzi. È stata molto lunga questa. C'è un botto di strada ci hanno fatto fare. No! Pochissimo. Porco due, volevo potenziare la moto. Quindi sentirsi tristi o felici. Siamo qui da Copland e vediamo cosa vuole farci fare. Johnson, sperando che ci faccia sparare un pochino. Taglia per te. Ti ascolto. Un'altra taglia. Devi trovare Ned Walker. Fa una sciampa rossa.
Una sciarpa rossa, è un po'. Facciamo fare tutti quelli che incontriamo con una sciarpa rossa. L'avete seguito? Meno male che non ha detto che facciamo una sciarpa blu, sennò dovevamo andare fino a Roma ad ucciderlo. No, ma lo troverò. È quello, la sciarpa rossa. Ascolta, sarei occupato comunque. Se passassi più tempo al campo a socializzare, magari quello sì. troveresti un motivo. Accidenti, Ned, no, è solo un mal di... Ok. Devo recuperare la bandana. Come prova della kill. Tra le piante. Sono sotto tiro. Sta andato. Intanto noi recuperiamo un po' di roba. Sono finiti? Non credo perché mi dà ancora rosso ovunque. Sarà sopra? Non Sai che non lo so. sopra, no. E qua non ti dà il numero di quelli rimanenti. Ah, guarda dove è il figlio di Troia. Là? Ah. Perché non è un accampamento di quelli con... Ma è ancora rosso. Di quelli col bunker, capito? Sì, è ancora rosso. Vabbè. Sono finiti. Nessuno? Qua sì. Non capisco dov'è. Ok. Adesso sono finiti. Adesso sono super finiti, non finiti. Intanto cerchiamo il tizio con la bandana. Eccolo. Prendiamogli la bandana così non ci cagano il cazzo. Ma la bandana ce l'ha ancora addosso. Vabbè. No, però aveva detto una sciarpa. Ma la tua bandana. Eh sì, per lui aveva detto sciarpa, sbaglio. Non si arrampicano, vero? No, non credo che si arrampichino, però. Però io devo scendere. Ma questi fanno un ruggito diverso. Infatti mi Sono quelli sembra. mutati che mi hanno attaccato una volta. Quelli Non so. sono duri, eh. Dove è la moto? Boh. Preciso dove sono Di là, sì, proprio dove ci sono loro. loro. Ma che non li vedo. Oh, qua sotto. Sono proprio qua sotto. Vediamo così. Eccoli figli di Troia. Non dice che non... No. Dai! Niente, devi scendere. Porca troia. No! È la tattica che mi... La moto è dall'altra parte. Non so dove sono finiti. Tu vai alla moto, lasciali perdere magari. Moto dov'è? Dall'altra parte. Vabbè, dai. Sono spariti, ce la siamo Va bene chiamata così. così. Perfetto, siamo arrivati, gli riportiamo sta cazzo di bandana. Oggi abbiamo guidato un botto, ragazzi. Non avete idea di quanto abbiamo guidato perché abbiamo tagliato tutto. Semplicemente. Ma, ragazzuoli belli, questo episodio credo che venga molto più breve del solito, nonostante noi abbiamo registrato molto di più perché veramente, ve lo giuro, ci sono stati dei viaggi infiniti. Ma è giunto al termine. Quindi possiamo salutarci qua, se vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Bella.